occasione della cena del Natale, un bilancio di questa annata di Cancro Primo Aiuto, dove tantissimi progetti sono stati portati avanti, soprattutto con le aziende ospedaliere alle quali oggi è stato anche dato un importante riconoscimento. Sì, siamo molto soddisfatti, quest'anno è stato un anno molto importante per noi, è una crescita continua, cresciamo quasi a doppia cifra, credo che posso anticipare che sarà un anno record per noi. La Regione anche ha sottolineato come appunto questa collaborazione, questo connubio sia davvero importante. La Regione Lombardia per noi è strategico, ovviamente per fare bene bisogna appoggiarsi agli ospedali. Gli ospedali pubblici lombardi sono eccezionali e noi con loro siamo sicuri di fare il massimo che possiamo per gli ammalati e per chi ci chiede un aiuto nel campo oncologico. Oggi 15 le aziende ospedaliere alle quali è stato dato il riconoscimento, ci sono dei progetti in atto e anche dei progetti futuri con queste aziende? Diciamo che i progetti in atto sono quelli che da sempre facciamo, per cui secondo i pareri piuttosto che percorsi diagnostici e quant'altro, grazie anche alla loro presenza, il premio che abbiamo voluto dare questa sera è un riconoscimento a questi direttori generali che dall'alto ci seguono e ci aiutano. Ovviamente riconfermeremo tutto quello che abbiamo fatto quest'anno con delle nuove novità che annunceremo nel mese di gennaio col nuovo consiglio che si insedierà a metà gennaio. Noi come Cancro Primo Aiuto dobbiamo essere sempre molto vicini alle aziende ospedaliere. E anche questa sera avevamo molti direttori generali, primari oncologici o dei reparti di radioterapia a suggellare questo importantissimo rapporto di collaborazione. Noi siamo orgogliosi di poter fare quello che riusciamo all'interno dell'ambito oncologico in Regione Lombardia con tantissimi ospedali. E il nostro impegno è ovviamente quello di continuare a farlo anche nei prossimi anni, sempre crescendo come abbiamo fatto negli anni scorsi, sapendo che la necessità e l'importanza di associazioni come la nostra all'interno del sistema sanitario nazionale è fondamentale e noi continueremo sempre ad essere molto pragmatici per ascoltare i bisogni e per darci da fare sviluppando progetti, coinvolgendo persone affinché i risultati siano risultati tangibili a beneficio sempre fondamentalmente dei malati. Rappresentare un'associazione come Cancro Primo Aiuto per me è stato un onore quando un anno fa mi è stato chiesto di prendere questo ruolo. Ho cercato assieme a tutta l'associazione di svolgerlo ovviamente al meglio. È stato un anno intenso, ormai ogni anno l'associazione cresce di almeno il 10% in termini di prestazioni, diciamo così, in termini di aiuti. Basti dire che noi abbiamo superato il numero di 30.000 persone ammalate che seguiamo in vari modi e il numero delle prestazioni, cioè di quei servizi che rendiamo agli ammalati, è ormai oltre di 60.000. Sono numeri impegnativi, da un certo punto di vista preoccupanti. Ahimè, il numero delle persone che hanno bisogno cresce sempre e allora anche da qui la responsabilità come associazione, ma anche come persone singole, di continuare in questo percorso così importante, così fondamentale. A noi sta a cuore che sempre più persone possano guarire da questa difficile malattia. Cancro Primo Aiuto è una bellissima realtà di persone che hanno una sensibilità particolare, arricchisce il tessuto sociale di Regione Lombardia. Qui c'è una realtà imprenditoriale, una realtà manageriale, insomma persone che sono capaci e per noi è importante confrontarci con queste persone per raccogliere le loro idee, per confrontarci e quindi per realizzare qualcosa come istituzione che poi sia veramente a favore del territorio e a favore di questo tessuto sociale. E proprio per questo noi come Regione Lombardia apprezziamo, premiamo chi riesce a essere protagonista in queste grandi operazioni di beneficenza e ne siamo anche molto orgogliosi.